Spero con questo video di riuscire a farvi capire perché ho preso questa decisione, anche se il più delle volte molto probabilmente non ci capirete una mazza. Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di una cosa che ho particolarmente a cuore. Ora, non so se lo sapete, ma la maggior parte delle persone che voi seguite su YouTube, su Facebook o Instagram ha alle spalle un'agenzia che li aiuta a gestire il proprio lavoro. E per carità, per chiunque volesse iniziare un percorso lavorativo su internet, avere un'agenzia è importantissimo, ma non fondamentale. Ecco perché Al ritorno delle vacanze. ho preso una decisione. E ho pensato di fare un salto indietro nel tempo, ai miei primi anni su YouTube, e tornare a gestire il mio canale da solo. Quando vivi qualcosa di nuovo è un pochino come ritrovarsi bambini, quando ogni esperienza era come un pacco da scartare, una tela bianca che aspettava solamente noi per essere dipinta. Che sia stato il primo morso a un pezzetto di cioccolato, il primo bacio, la prima volta che ho premuto rec su una telecamera, la prima cosa che ho fatto è stata sempre seguire l'istinto. Così, come viene, senza preoccupazioni né domande, problemi o la paura di sbagliare. Anche perché all'inizio non esistono strade, giuste o sbagliate che siano. Il sopra si confonde col sotto, la destra con la sinistra, e l'ultima cosa di cui ti preoccupi è la bussola. Anche la più piccola delle cose sembra creata soltanto per te. Il mare, sulla pelle, quando cammini sul bagnasciuga, l'odore dell'erba mentre corri dietro un pallone. La meraviglia delle stelle cadenti, il modo in cui tagliano il cielo giocando a nascondino tra di loro. E in quel momento cambia tutto, perché quando un fuoco brucia, bisogna trovare sempre un modo per spegnerlo. Così muta il modo in cui vivi, parli, sogni. Ogni giorno qualcuno ti insegna qualcosa di nuovo, come comportarti, cosa dire, cosa tacere. Ma soprattutto cosa fare, come farlo. Regola dopo regola, le parole che dici non sono neanche più le tue, ma sono quelle dei libri che hai letto, dei film che hai visto. Le canzoni che fischietti sotto la doccia sono i jingle che passano alla TV. Se vuoi amare, devi imparare a correre lontano. Se vuoi ballare, devi seguire il ritmo. Per disegnare hai bisogno di una matita e di una gomma per cancellare i tuoi errori. Perché di errori ne farai. Così giorno dopo giorno indossi uno strato di colore nuovo, nella speranza di coprire i tuoi errori. Cerchi di avvicinarti sempre di più alle aspettative che le persone nutrono nei tuoi riguardi e finisci per assomigliare sempre di meno a te stesso. E allora va bene così, hanno ragione loro. E pur di dimostrare a te stesso che sei ancora libero, visto che non riesci a fare la cosa giusta, inizi a fare quella sbagliata. Ti racconti di essere felice, anche quando hai smesso di sorridere. E l'amore non ti interessa più, perché in fondo, sotto sotto, non ne avevi mai avuto bisogno. A volte, quando non sai in che direzione stai andando e ti senti in un vicolo cieco, l'unico modo per fare un passo avanti è quello di farne uno indietro. Ed è solo allora che ti rendi conto che la tela, per essere bella, non è mai servito che fosse perfetta. Ma per forza così tragici doveva essere, no? Non bastava dire che mi ero messo in proprio senza fare Juan Pablo Picasso, Van Gogh.